Eccoci qua, amici di Live Social, io sono Roberta e questa è Radio News 24. Entriamo nel mondo delle interviste, delle storie dei nostri ospiti e lo facciamo grazie alla competenza del mio ospite che è in collegamento telefonico con me direttamente dal Veneto. Ebbene, parleremo di psicologia, di ansia in particolar modo in questo periodo di Covid-19. Lo vogliamo fare con la psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Ioanna. Ben trovata, Ioanna! Buongiorno a tutte e a tutti, ben trovati e grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato. Allora, senta, parliamo ecco subito del suo lavoro. Da quanto tempo è psicoterapeuta? Io sono psicoterapeuta, mi sono specializzata nel 2011 nella scuola di psicoterapia a stampo interattivo cognitivo. È un modello appunto interazionista che si ispira al presupposto che le realtà psicologiche e sociali, anche problematiche, sono costruite dalle azioni e dai procedimenti conoscitivi utilizzati per descriverle, spiegarle, interpretarle. E quindi conseguentemente gli effetti della psicoterapia interazionista emergono dalla comunicazione e dalla relazione tra terapeuta e cliente con un intento non di cura ma di cambiamento. Di cambiamento, molto bene. E senta, dottoressa, parlando proprio nella fattispecie di questo periodo, chiaramente che stiamo vivendo e sappiamo tutti che chiaramente non è facile, come possiamo gestire l'ansia, diciamo, di questo periodo e anche dopo, perché poi chiaramente dovremo pensare anche al post-Covid. Certamente. In questo momento storico, chiaramente che coinvolge tutti gli stati e le popolazioni a livello mondiale, è difficile non parlare appunto del Covid-19. Ansia, preoccupazione e paura sono delle percezioni anche diciamo coerenti con la realtà e utili affinché le persone possano tutelare la loro salute e quella della comunità, insomma, che li circonda nel contesto di vita. Quindi il fatto che si sperimentino questo tipo di emozioni non deve, insomma, essere percepito come preoccupante. Tuttavia, se questo tipo di emozioni si ripercuotono poi in una qualità di vita e in un malessere psicofisico che si può tradurre, faccio un esempio, in elevato stress, insonnia, piuttosto che conseguenze a livello fisico che poi ciascuno sperimenta in modo soggettivo, quali possono essere, non so, mal di testa, mal di pancia costante, piuttosto che mal di stomaco. Ecco, quando si inizia a sperimentare questo tipo di esperienze può essere utile rivolgersi ad uno psicologo psicoterapeuta in modo tale da dare una risposta coerente ad un malessere psicofisico che è possibile che appunto si limiti a questo momento particolare, quindi senza allarmarsi rispetto a questo tipo di esperienze, ma dando una risposta coerente. Insomma, per fare un esempio, se si rompe una gamba, ovviamente non lo auguriamo a nessuno, ma se ci si rompe una gamba ci si rivolge ad un ortopedico, così come se si vivono delle situazioni o delle esperienze che si ripercuotono in modo così importante sulla qualità di vita della persona e nel suo contesto di vita, è importante rivolgersi ad un psicoterapeuta, appunto perché può aiutare a migliorare la propria qualità di vita. Molto bene. A lungo termine, appunto, ansia e paura, come dicevo, possono generare comportamenti disfunzionali a discapito della salute psicofisica, in particolare gli operatori sociosanitari che in questo momento storico stanno agendo in prima linea, quindi stanno lavorando in prima linea affinché la situazione migliori e si ritorni in un qualche modo alla normalità.
sono anche le categorie più a rischio. Come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità, l'obiettivo deve essere non solo la prevenzione e il trattamento di depressione, anche insonnia e stress, ma anche il potenziamento delle capacità di adattamento dell'operatore e la promozione dell'empowerment personale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni individuo possiede insomma delle competenze, delle abilità e la possibilità di affrontare al meglio questo tipo di situazioni. A volte diventa più difficile perché magari possono introdursi delle ulteriori difficoltà che creano molta confusione e che non aiutano la persona ad avere una chiarezza su come agire al meglio per sé e per le persone a cui tiene. E quindi in questi casi appunto si suggerisce la possibilità di rivolgersi a delle figure professionali che possono aiutare e guidare la persona affinché possa riconquistare un benessere psicofisico. Molto bene. Per quanto riguarda invece il post-Covid, che è un altro insomma aspetto che in questo momento non stiamo affrontando, proprio perché chiaramente il qui ed ora richiede molte energie e risorse, ed essendo stata una situazione piuttosto inaspettata per tutti, è difficile anche fare delle riflessioni, ma si rende necessario, nel senso che essendo rimaste le persone per molto tempo isolate e chiuse in casa, è possibile che possano appunto sperimentare una sorta di euforia nella libertà di poter uscire nuovamente. E questo può essere un momento di elevato rischio, proprio perché non perché le persone siano poco responsabili o cattive o perché non pensino agli altri, ma è possibile che il riconquistare improvvisamente una libertà può portare ad assumere dei comportamenti a rischio. A rischio. Dottoressa, lei è stata chiarissima. Giusto per concludere, vogliamo fornire un suo contatto per i nostri ascoltatori? Certamente, io lavoro appunto a uno studio in via d'Acqua Pendente, 78 bis a Padova, nel quartiere Madonna Pellegrina. È possibile contattarmi attraverso la mia mail, che è deitroclini@gmail.com. Il mio numero telefonico 348 37 40574, o visitando il mio sito internet, che è www.studiopsicologiapadova.it, dove ci sono appunto tutti i riferimenti. Perfetto. Dottoressa, allora la ringrazio, grazie ancora e le auguro buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Bene amici, l'intervista è finita, però restate con noi perché abbiamo ancora tante altre storie da scoprire insieme.